Ciao ragazzi, sono Esgamer, bentornati nel mio canale. Oggi iniziamo una nuova carriera su FIFA 20 con il Borussia Dortmund, perché appunto quella col Torino l'ho interrotta, era una carriera sfigata e tutto quanto, quindi adesso dobbiamo iniziare la terza. Io ho scelto il Borussia perché me l'avete detto in tanti e soprattutto variamo un po'. Facciamo una squadra fuori Italia e ci vuole, raga, perché sennò alla fine le partite sono sempre le stesse squadre e tutto quanto. Invece qui è un campionato che comunque sia non è tanto difficile, quindi già al primo anno possiamo lottare per vincerlo e soprattutto possiamo lottare per la Champions. Ma raga, il vero motivo per cui ho scelto questa squadra è che è bellissima, cioè ha un sacco di talenti. Appunto per questo possiamo puntare subito a far bene già dal primo anno. Ma raga, i giocatori più interessanti di questa squadra sono Sancho e soprattutto lui, Haaland. Il nuovo acquisto che con le rose aggiornate c'è, ha fatto 7 gol in 3 partite, nella realtà veramente un fenomeno, è uno dei pochi giocatori insieme a Sancho, appunto, che può superare il 90 di overall. Quindi questo ragazzo avrà una carriera bellissima, mi raccomando, supportatela già da adesso con un bel mi piace. E poi la cosa interessante è che anche il budget è tanto, 115 milioni, quindi possiamo subito puntare a dei top player, anche se ora come ora la rosa c'è, cioè, sta a posto così. Magari, ecco, non so ancora il modulo se scegliere questo, perché sapete, ci sono sempre problemi di modulo. Vedrò bene col 4-3-3 offensivo, però anche questo modulo, dai, ci può stare. Innanzitutto leviamo Hazard e lo sostituiamo con Paco Alcácer. E poi qui come esterno abbiamo Hazard, il fratello, però non Eden, Thorgan. Possiamo fare così, Haaland, Alcácer, Royce dietro le due punte, Sancho esterno insieme a Hazard. Poi centrocampo, vabbè, con Witzel e Brand, e la difesa pure. Zagadou e Akanji crescono tanto. Hummels 87, uno dei difensori più forti del gioco. E Burki 85 a porta. Siamo a posto, raga. Però non lo so, perché sinceramente potrei sfruttare questo modulo in altri modi. Nel senso, col 4-3 abbiamo Alcacer, Royce, Sancho, Brand trequartista. Vabbè, comunque sia, il discorso del modulo lo vedremo nel prossimo episodio, quando inizieremo la stagione vera e propria. Vendita magliette 200 milioni, ragazzi. Qui partono subito con grandi aspettative. Vediamo un po', però, le aspettative a livello di campionato e tutto. Vince il campionato, raggiunge la finale della Coppa e raggiunge la finale della Champions League. Cioè, questi appunto vogliono fare subito le cose alle stelle, insomma. Crescita giovani in media. Quindi anche qui dovremmo puntare sul vivaio, che palle. Il successo continentale è alto, quindi tocca per forza arrivare in finale. Quindi quest'oggi, anche il prossimo episodio, costruiremo una squadra da Champions League, da finale di Champions League. Allora, il torneo mi sono iscritto a questo, raga. Milan, Napoli e Chelsea, non so se lo passeremo. E poi in teoria era il torneo la via di mezzo, quindi doveva essere quello un po' più facile invece. Cioè una via di mezzo, e invece è difficile. Allora, con gli allenamenti ovviamente metto subito Haaland ad allenare insieme a Sancho, che sono i giocatori che crescono di questa rosa, e poi qualche altro giovane, che il Dortmund c'ha tanti giovani interessanti, ad esempio questo Larsen, 20 anni, 74. Ok, questi qui ho messo soprattutto in difesa, raga. Zagadou e quell'altro Akanji crescono tanto e non è che siano il massimo, nel senso 79-81, quindi anche in difesa dovremmo comprare qualcuno, ma i soldi l'ho fatto vedere, 115 milioni, quindi un top player arriverà sicuramente. E a sto punto possiamo continuare il progetto giovani del Dortmund, ovvero prende tutti i giovani che hanno un potenziale pazzesco e però già pronti, insomma, non quelli da 70 che ti arrivano a 90. Anche perché abbiamo una finale da raggiungere di Champions League e un campionato da vincere. Per quanto riguarda la squadra, dei giocatori da mettere in vendita ce ne stanno pochi, vabbè, questi qui che non me cago li metto in prestito. Giusto questi vecchi, tipo lui, Schulz come riserva lo lascio, e coso come si chiama, Pischnek, aggiungo alla lista. Ok, quindi penso basta, poi tutti quei giocatori deboli li ho messi tutti in lista prestiti, almeno ce li leviamo e via. Come saprete, io ritornerei questi qui del pre-campionato li simulo tutti, almeno ci sbrighiamo subito col mercato. 2-0 col Napoli, Sancho, Royce. E avrei l'offerta per questo Schmelzer, l'accetto perché c'ha 31 anni. Poi il Milan diceva un'offerta interessante per Guerreiro. E in caso non dovessimo avere Terzini, come esterno c'ho coso, c'ho Sart, poi ne volevo comprare uno nuovo, non vi spoilerò nulla. E quindi lui in teoria sarebbe il secondo barra terzo, quindi non lo so.
Prova a delegare, gli sparo un'offerta alta. Se accettano bene, se no, ciao. Ecco, 37 milioni. Non accetteranno mai. Primi in classifica, il Milan ha pareggiato col Chelsea. Attenzione, adesso facciamo noi col Chelsea, vediamo un po'. 1-0, gol di Royce sul rigore. Oh, adesso facciamo proprio contro il Milan, ma dovremmo essere passati, insomma, anche in caso di sconfitta. Ma non perdiamo, Hazard, Haaland. Primo gol di Haaland con la maglia del Dortmund. E semifinali contro l'Atalanta. Cioè, raga, è all'italiano sto torneo. Arrivano i primi fondi, 2 milioni. E poi l'offerta per Piszczek, che anche questa l'accetto, raga, perché c'ha 34 anni. Quindi vai, semifinale contro l'Atalanta. Vediamo un po', dovremmo vincerla. 2-1, si rompe Haaland, no. Non me devi fare questo, te prego. Ma chi ci metto là davanti? Ah, 2 giorni. Però 2 giorni significa salta la finale col Chelsea. Che palle. Qui hanno trovato l'accordo, 4 milioni, cioè un'altra offerta, scusate. E hanno trovato l'accordo per Guerreiro. Ben 34 milioni. Io, raga, a questo punto accetto, perché sono tantissimi 34 milioni per Guerreiro. Poi soprattutto se dobbiamo fare colpi expensive, ci abbiamo bisogno di questi soldi. Al massimo stavo pensando di richiamare dal prestito qualche giocatore interessante, cioè interessante, che tanto deve fare la riserva per la difesa, tipo questo Dovrak, che era famoso su FIFA 16, doveva essere un fenomeno, invece si è ridotto a essere mandato in prestito al Werder Bremen. 29 anni, 78, il suo lo può fare, quindi lo richiamiamo per quasi 700.000 euro. Però lo squadra turnover, quindi sta pure tranquillo se non gioca. Ok, quindi un acquisto già ce lo siamo tolti, un acquisto in meno, meno soldi da spendere. Attenzione perché Haaland da qui me lo dà disponibile, anche se sarà stanco. 3-1 e segna pure, infatti vedete, lo fosci. Segna pure Haaland, quindi 3-1, vinciamo contro il Chelsea. E adesso c'è la finale di Super Cup contro il Bayern Monaco. Fammi un po' vedere quando c'è. L'11 agosto. Mi sa andremo a giocare nel prossimo episodio, raga, troppo in là. E quindi adesso possiamo iniziare ufficialmente il mercato. Guardate, i giocatori sono morti. Allora, appunto, io pensavo di potenziare la fascia sinistra perché lottiamo per la Champions, è vero, però Hazard più di tanto non cresce perché ha già 26 anni. Sancho ovviamente non si tocca a destra e Guerreiro appunto l'abbiamo venduto, quindi Hazard sarà una riserva. Ma ovviamente le partite quelle facili le faccio giocare, poi quelle più toste e quelle di Champions le faccio giocare alla rosa titolare, insomma. Almeno i giocatori che fanno le riserve non se lamentano, mister voglio giocare, mister qua, mister là. E quindi siamo tutti contenti. Il primo colpo a cui stavo pensando è appunto Sonaldo, perché come detto ci serve un esterno forte, i soldi ce li abbiamo e Son ha 87, è uno dei migliori esterni in circolazione. Nel suo ruolo. Le alternative sarebbero Mané, ma Mané già l'ho provato con l'Atalanta. E manco mi è piaciuto più di tanto. Sonner, cioè io voglio fare una carriera un po' diversa, raga. Prova giocatori forti che non ho mai provato. Sonner non ho mai provato, manco sui vecchi FIFA. Quindi contattiamo il Tottenham per acquistarlo. Costerà un casino, però ripeto, i soldi ce l'abbiamo, quindi sti cazzi, sono fatti feste spese, insomma. 77 milioni, accetta e non me rompe. Accettiamo questa offerta. Oh, raga, una trattativa da mezz'ora. Quindi deleghiamo per Son. Un po' troppo. Facciamo così. E appunto, se arriva Son, già la squadra fa paura così. Ovviamente Haaland lo metto titolare perché c'è un potenziale assurdo. Quindi crescerà tantissimo questa stagione. Anche se in teoria ora come ora è più scarso della squadra. Insieme a Zagadou, però non si tocca. Più che altro pensiamo alle riserve, perché per quanto riguarda i titolari, ripeto, siamo a posto così. Piszczek è venduto e vai, ci arrivano altri soldi, che ci servono perché li ho esauriti tutti per comprare Son. Oh, Schmelzer è venduto, gli abbiamo fatta, ma soprattutto Son, offerta contratto accettata. 175.000 per 4 anni, ruolo squadra cruciale ovviamente. Quindi primo acquisto, Sonaldo. E già per questo, raga, calciomercato da 10, perché Son è veramente forte. Poi Liverpool ci prova per Marco Reus. Cioè, Reus lo blindo direttamente perché
È una delle poche bandiere rimaste nel calcio insieme a Messi, anzi forse l'unica, insieme a Messi, perché poteva benissimo cambiare squadra come hanno fatto tutti, che sono andati in Bayern Monaco, poi sono ritornati tipo Hummels e Götze, o Lewandowski, e invece è rimasto, quindi appunto la fascia se la merita, non gliela levo, non mi dite metti capitano questo, quest'altro, perché Royce, raga, è un uomo d'onore, quindi la fascia se la merita tutta. Guerrero venduto, quindi 30 milioni ci arrivano. Poi offerte già per Toprak, che l'ho richiamato al Napoli, ma l'ho preso apposta a fare riserva, quindi non te muovi. Poi, come altro colpo, qui però parliamo di riserva, stavo pensando a Mateta. Lo preleviamo dalla Germania, non mi dovrei sbagliare al Mainz, che dovrebbe essere una squadra in Bundesliga. E quindi io contatto per acquistarlo perché c'ha 78, ma c'ha un buon potenziale, e soprattutto come riserva è buona e non lo prendiamo a troppo, anche perché Son ci ha prosciugato il budget, quindi non possiamo spendere troppo. Beh no, scusate, ancora abbiamo 80 milioni. Però io so tirchio, quindi vado sempre al risparmio. Dai, facciamo 16 con la sua al 13. Ok, affare fatto, bravissimo. Vedi, tu sei ragionevole, non sei come Mourinho che mezz'ora di trattativa. Oh, madonna. Vai, deleghiamo quindi per Mateta. E lui è un colpo buono perché come riserva ci sta. Quindi per il momento la rosa è questa, veramente fantastica. Ripeto, gli unici dati deboli sono Haaland, che comunque sia cresce tantissimo, e la difesa, che comunque sia anche loro hanno un buon potenziale. Ovviamente Zagadou e Akanji, non Hummels. Ragazzi, direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Abbiamo fatto due colpi. Son, secondo me, merita tantissimo, perché è un giocatore eccezionale, 88 velocità. Cioè, guardate che statistiche che c'è. Wow, proprio. Poi sono anche curioso perché non l'ho mai provato, quindi ci sta. Nel prossimo episodio subito big match perché oltre ad iniziare a Bundesliga faremo la finale di Supercoppa, penso dovrebbe essere, contro il Bayern Monaco, quindi subito contro i nostri rivali per eccellenza. E questa stagione sarà mirata appunto alla Champions. Champions che siamo col Barcellona, l'Inter e lo Slavia Praga. Appunto come una realtà, quindi un girone un po' difficile, però il nostro obiettivo è quello di arrivare in finale, quindi dobbiamo far bene. E appunto, quindi se vedete che alcune partite le simulo, le gioco più alla leggera, è per questo motivo, perché alla fine la Bundesliga è un campionato un po' facile, non è a livelli di Francia o Olanda, perché alcune squadre in più forti ci stanno, tipo Lipsia, Bayern Monaco, Hoffenheim, queste qui, però bene o male è facile. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like per questo super inizio di carriera, questa adesso è una carriera fantastica, quindi 60 mi piace vi chiedo per questo primo episodio, suggeritemi nei commenti qualcuno da comprare, ovviamente qui rimangono da comprare giusto le riserve, e abbiamo 84 milioni per farvi capire, quindi sbizzarritevi con i peggio nomi, un attaccante e due difensori più che altro. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, link in descrizione, anche quello del mio grafico, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!